Genoa-Roma era la partita di due squadre definite operaie, in omaggio a due allenatori, Bagnoli e Bianchi, molto concreti e umili, entrambi impegnati a iniziare un nuovo ciclo. La partita degli ex su entrambi i fronti, la partita che poteva significare già paura per il Genoa e già trionfo per la Roma. È finita con un 3-0 per i rossoblù che nessuno discute, un segnale decisamente significativo per il popolo genoano e un piccolo campanello d'allarme per i giallorossi, forse distratti dall'impegno di mercoledì in Coppa contro il Benfica. La Roma parte anche bene, sciupa un'occasione clamorosa con Föller, ma il Genoa ha il merito di passare in vantaggio con un'azione esemplare che Onorati, uomo a tutto campo, puntuale anche in zona gol, conclude in rete con una girata spettacolare. Uno schema, quello di questo gol, che si ripeterà spesso, dimostrando un senso geometrico e uno sfruttamento di tutte le zone del campo che invece manca alla Roma. La sua reazione infatti si traduce in mille tentativi che si ingolfano al centro, dove Collovati e Torrente tengono molto bene Föller e Carnevale. Bloccate le punte, anche il centrocampo si smarrisce un po' e più che tiri da lontano o punizioni non arrivano. Il Genoa punta al contropiede e sul finire raddoppia con un'altra azione assolutamente spettacolosa. È sempre Eranio a crossare da destra ed è Aguilera a tuffarsi di testa per mettere dentro. Un Aguilera sempre più eccezionale che imposta e scatta a concludere, illuminando ogni giocata dal centrocampo in avanti. La ripresa si apre con il rigore che si procura Pacione, a contatto con Nela che non è affatto convinto e che Aguilera trasforma senza titubanze. Lo schema dell'incontro ormai è definito, la Roma ci prova confusamente senza sfruttare adeguatamente le fasce laterali e il Genoa fallisce comode palle gol in contropiede, ma a quel punto ormai si è all'Accademia. Solo allo scadere Carnevale si fa vedere colpendo la traversa. Allora Giannini, una Roma molto bella domenica scorsa, una Roma forse troppo brutta oggi, che è successo in una settimana? Ma io direi sul piano del gioco è stata bella anche oggi, purtroppo non abbiamo concluso come volevamo diverse occasioni, loro di rimessa hanno trovato molti spazi e hanno così trovato tre gol, sai, dopo sul 2-0 tutto diventa più difficile, soprattutto per una squadra che poi gioca fuori casa e deve rimontare. Ecco, che cos'è che non ha funzionato secondo te, in particolare della Roma? Beh, allo stesso modo abbiamo detto un po' i problemi, no? Il fatto di così dovevamo forse giocare un pochino più corti per poi trovare spazio in avanti. Bagnoli, in genere ogni vittoria ha un segreto, almeno così si dice. Se c'è stato, qual è stato il segreto di oggi? Ma guarda, l'unico segreto è chiaro, adesso non vorrei fare il falso modesto fino all'estremo limite, però è chiaro che ci sta nella buona prestazione, però io penso che siano i momenti decisivi sono positivi. Guarda, oggi è una partita che noi abbiamo vinto, adesso uno sente il risultato, sembra chissà cosa. Invece se Föller all'inizio mette dentro la palla e va in vantaggio la Roma, cambia tutta la partita, magari adesso eravamo qua a piangere. Allora Carboni, per te e per Sassano oggi area di derby, quindi sconfitta più amara? Non era mai capitato perdere 3-0 qui a Genova. Beh, sconfitta piuttosto amara, però va presa con le dovute distanze perché non bisogna mai demoralizzarsi per una sconfitta alla seconda giornata. Allora signori, che cosa è cambiato, che cosa sta cambiando dal Genoa dell'anno scorso? Ma secondo me siamo molto molto più umili, molto più uniti in campo, abbiamo capito la nostra giusta collocazione in questo campionato e quindi lottiamo tutti insieme partita per partita.